Vi dico due cose sul teatro d'emergenza, sull'associazione che organizza questo corso. Teatro d'emergenza è una compagnia teatrale che esiste da parecchi anni in Svizzera e che lavora anche in Italia da 30 anni. E che oltre al lavoro di produzione di spettacoli si occupa da sempre di insegnamento della recitazione, pedagogia teatrale e ricerca sul lavoro degli attori. L'anno scorso ho deciso insieme ai miei soci di far cominciare questo percorso di lavoro che noi abbiamo chiamato preprofessionale, che è il motivo per cui siete qua, e che adesso andremo a spiegarvi un po' più per filo per segno. Ma prima volevo magari che noi tre soci ci presentassimo brevemente chi siamo e cosa facciamo all'interno di questo percorso, dopodiché riprendo la parola e vi do qualche elemento in più su questo corso, se siete d'accordo. Allora, io sono Luca Spadaro, appunto, sono il direttore artistico di Teatro d'Emergenza, faccio regista soprattutto, anche se ogni tanto mi occupo di drammaturgia e ogni tanto recito. Io in particolare studio. Come cerco di capire come funziona l'attore, ho pubblicato un paio di libri negli ultimi anni per la Dina Audino Editore, L'attore specchio, recitare le emozioni, che sono poi il mio vademecum di lavoro su quello che faccio fare agli attori o agli allievi attori. Se si presentano anche i colleghi, rapidamente chi siamo, eccetera, e poi andiamo avanti. Vado io che ho già il microfono aperto. Allora, buonasera a tutti. Io sono Sebastiano Vottari, sono un attore acting coach e felice membro di Teatro d'Emergenza dal, direi, 2019, anche se collaboro con la compagnia dal 2013. Principalmente, appunto, mi occupo dell'attore come essere umano, sia sperimentandolo sulla mia pelle, sia soprattutto negli ultimi anni spostandomi in quello che io preferisco chiamare il coaching più che l'insegnamento, cioè l'allenamento, la palestra dell'attore attraverso pezzi, quindi monologhi e dialoghi, poesie, eccetera, eccetera, per quello che riguarda sia i provini nelle accademie nazionali di teatro, sia ai provini per i professionisti. Ultimamente, nell'ultimo anno, ho iniziato a tenere anche dei laboratori residenziali. Sono alla terza edizione di quello sul Macbeth, La strage di Erba, che è la mia punta di diamante che amo molto, che rifarò a Roma a fine novembre. E nella fattispecie, a Teatro d'Emergenza, mi occuperò, sarò uno dei docenti principali appunto di recitazione, ma mi occuperò specialmente dei pezzi da portare nelle accademie, cioè del materiale di lavoro dell'attore, per le audizioni nelle accademie nazionali. Il corso, poi ve lo spiegherà bene Luca o Silvia Zicaro, la nostra organizzatrice, si basa su dei weekend, ma culmina con 5 giorni di laboratorio che farete con me, proprio specifici sui pezzi da portare, il montaggio e tutto quanto. Passerei la parola alla mia esimia collaboratrice Silvia Pietta. Buonasera a tutti, ciao a tutti, vi chiedo scusa se magari c'è del rumore in sottofondo, sono con il mio bimbo di 5 anni e mezzo che sta guardando un film nel frattempo, quindi in qualche modo bisogna arrangiarsi, quindi vi chiedo scusa se magari il mio audio può essere un pochino disturbato. Faccio un po' fatica a parlare a delle icone senza volto, ma ci provo comunque. Ok, io sono Silvia Pietta, sono attrice. Grazie Valentina, grazie mille, apprezzo molto. Sono attrice professionista, mi sono diplomata al Piccolo Teatro di Milano nel 2009. Seba, che anno era? Quando è che hai iniziato tu e quando ho finito io? Mi ricordo più. Allora, noi ci siamo passati di corso. Prima Silvia ha fatto 2005-2008, A preparatissimo. 2008, Io quindi ho finito. 2008-2011. Ok, quindi dal 2008 che sono attrice professionista, quindi con quanti anni sono? Tanti. Ecco, ed è da qualche anno che ho deciso di passare la mia esperienza,
di attrice, sta per comparire in campo anche mio figlio, ma è così. E Leo, se farete il corso con noi, lo conoscerete perché praticamente è il mio alter ego, no? Quindi, sì, tesoro mio, vai, ti prego, grazie. Ok, ma mi fa troppo paura. Vai. Ok, vi stavo dicendo che, come dire, il mio approccio all'insegnamento è quello di condividere quelli che sono gli strumenti dell'attore che ho appunto appreso e affinato in 15 anni di lavoro. Quindi questa è la mia presentazione di chi sono. Ah, poi un'altra cosa interessante che mi piace molto, in cui mi piace molto ibridare il mio insegnamento, sono diplomata counselor e coach due anni fa sono diplomata counselor e coach, e quindi mi piace portare anche un approccio, come dire, di indagine e anche di approccio mentale alla recitazione. Ma questo magari poi lo vediamo dopo quando ognuno di noi presenta quello che è la nostra materia di lavoro. Questa era solo la presentazione, sono Silvia. Ciao. Ok, presentate le tre facce del corso, i tre insegnanti del corso, vi spiego un attimo qual è stata la mia idea nel attivare questo corso. Ovviamente è un corso pre-professionale, dunque si rivolge a delle persone che hanno già un'esperienza di corsi di recitazione professionale, amatoriale, un'esperienza e che vogliono portare avanti questa esperienza. È chiaro che l'obiettivo della maggior parte di voi sarà quello di entrare in un'accademia e questa è parte del lavoro che noi cerchiamo di fare, di prepararvi ai provini di un'accademia. Ma quello che facciamo noi è anche formare degli attori in un tempo relativamente breve, di una serie di weekend tra dicembre e giugno, di darvi una formazione professionalizzante. Allora, per quello che riguarda il lavoro di entrata in accademia, come ha detto Seba è il punto di arrivo del lavoro, poi vi spiegherà meglio lui, perché lui lavora tanto, molti di voi lo sanno, e con grande profitto alla preparazione degli attori per i provini. Dunque, il lavoro in vista dei provini sarà svolto da Seba, soprattutto nella settimana intensiva conclusiva. Cosa facciamo io e Silvia? Io e Silvia facciamo appunto pedagogia, insegniamo, sperimentiamo la possibilità di recitare con la massima coscienza possibile. Per capire un po' chi siamo, io vi esorto, probabilmente l'avete già fatto, di andare sul sito di Teatro d'Emergenza. Sul canale YouTube di Teatro d'Emergenza, sbocconcellare un po' cosa abbiamo fatto, vedere i nostri video, dare un'occhiata alle nostre pubblicazioni o ai laboratori che facciamo dentro e fuori da Teatro d'Emergenza, perché è importante avere molto chiaro con chi vi imbarcate se decidete di imbarcarvi con noi. Quello che facciamo come gruppo è, al di là cioè insieme a formarvi per essere pronti a fare i provini dell'Accademia, formarvi tout court, formarvi semplicemente alla tecnica e all'etica di questo lavoro, nel senso che quello che facciamo è far sì che alla fine del corso voi siate padroni e padrone di una serie di strumenti che magari prima non avevate o che non conoscevate con precisione nel loro utilizzo. Il primo anno, l'anno scorso, ci ha dato un bellissimo riscontro nel fatto che i ragazzi che adesso o sono entrati in accademia o stanno facendo ulteriori provini, che hanno lavorato con noi, hanno creato un gruppo molto solido e la sensazione che ho io è che al di là di quello che sarà il loro destino ai provini, hanno degli strumenti in più, delle possibilità in più di fare questo mestiere. Del trio, io non sono diplomato in accademia, anche se sono un regista e un pedagogo fra i più bravi al mondo, e quello che interessa a me è dare una formazione al di là
in più del fatto di essere pronti a fare i provini, a passarli, perché tutto questo tempo serve a conoscere il mestiere dell'attore, qualunque cosa poi verrà fatta successivamente. Il nostro impegno è questo, di servirvi nel migliore dei modi. Siamo in tre perché abbiamo tre capacità specifiche, e io adesso entrerei nel merito delle nostre materie, tra virgolette, se siete d'accordo, se non ho tolto, se non ho omesso qualcosa di importante, perché insomma lo diciamo, e parto da quello che faccio io. Io sono dei tre il regista, e il lavoro che farò con voi sarà di due generi. Da un lato lavoro come regista su di voi, su improvvisazioni e su testi teatrali, su tecniche di recitazione che ho mediato dai maestri del teatro e anche dai miei studi fra neuroscienze e teatro, che sono testimoniati nei miei libri. E questo da un lato, dunque lavoro di regia su attori, lavoro di tecnica sugli attori, ma dall'altro lato, dal momento che non sempre le conoscenze di drammaturgia e di storia del teatro sono di livello medio o accettabile nelle persone che cominciano questo lavoro, vi stimolerò anche a leggere testi, sto parlando di testi drammaturgici, che poi useremo per i nostri esperimenti, spaziando da il post-drammatico al teatro antico, da Beckett a Machiavelli, cioè cercando di leggere molti testi e soprattutto di imparare a leggere un testo teatrale. Io vedo spesso che non è condivisa la tecnica della lettura di un testo. Io faccio sempre questo esempio, che se un musicista legge uno spartito, in pochi secondi ha un'idea di quanto impegno gli chiederà il pezzo, se è nelle sue corde, se un passaggio è particolarmente difficile. Per leggere un testo drammaturgico bisogna avere un allenamento, una conoscenza specifica, che sarà uno degli elementi che ci daremo. Capire cosa mi sta dicendo il drammaturgo. Il testo teatrale è un dialogo fra un drammaturgo e un attore, un regista, e imparare a leggere un testo, a scoprire le tracce che ci sono contenute e capire cosa mi sta chiedendo quel testo e quali difficoltà mi sta proponendo, sarà uno dei lavori che facciamo. Dunque, lavoro di regia su dialoghi e monologhi, lavoro di tecnica dell'attore e lavoro di studio di testi e conoscenza di più testi. Oltre ai testi drammaturgici faremo anche un piccolo escurso. Io vi darò degli elementi, poi la maggior parte delle cose teoriche, cioè di lettura, sta a voi. Se decidete di approfondirle, poi le portiamo anche in sala prove. Anche un vademecum di maestri del teatro che ci possono servire qui e ora per elaborare una scena e sviluppare una scena. Questo in soldoni è quello che farò io. Lascio la parola a Silvia, e lascerei in fondo Bottari come conclusivo poi del suo lavoro durante l'anno. Bene, eccomi qua. Sì. Dunque, con me invece vi sporcherete un po' le mani e suderete un po'. Allora, quello di diciamo la materia, no? Come ha detto Luca, un po' tra virgolette, no? Di cui io mi occupo, è quella proprio della tecnica dell'attore. Come vi accennavo prima, quello che a me piace fare è condividere quello che ho imparato in 15 anni di professionismo. Quello che ho imparato sul palco, quello che ho imparato con i maestri con cui ho avuto la fortuna di lavorare, di incontrare, condividere il mio training specifico, che è lo stesso che io uso per andare in scena, che è lo stesso che io uso per quando studio delle scene, quando devo allenare il mio corpo e la mia voce. Diciamo, il mio modulo, ecco, sì, preferisco chiamarlo un modulo che materia, si chiama gli strumenti dell'attore. Nel senso, perché insisto molto su questo aspetto, sul fatto che la scena, lo stare in scena, specificatamente nel teatro, poi per il cinema è un altro tipo di discorso, dobbiamo imparare proprio un codice
un codice che è diverso dal codice quotidiano, ok? Non possiamo pensare di stare su un palco come stiamo seduti a tavola o al bar con gli amici. Ci sono delle competenze tecniche specifiche, che sono competenze essenzialmente del proprio corpo, quindi competenze di movimento e uso e gestione dello spazio e competenze uso e gestione del proprio corpo nello spazio, per imparare a muovere, a saper muovere questo nostro strumento corpo in un codice teatrale. Quindi Luca prima faceva l'esempio di un musicista, anch'io mi attacco a questa metafora, se fosse, come un musicista col proprio strumento. Qual è lo strumento dell'attore? È appunto il proprio corpo, la propria voce e la propria emotività. Questi sono i tre strumenti su cui lavorerò. Come? Condividendo con voi anche dei training specifici, fisici, che sono volti a una sempre maggiore presa di consapevolezza dei nostri strumenti. E sparì. Eccomi qua. Ci sono, chiedo scusa. Quindi appunto il mio modulo, i miei weekend con me, si lavorerà, ci sporcheremo parecchio le mani appunto, proprio nel provare su di sé queste tecniche di gestione del proprio corpo, tecniche specifiche, training specifico vocale. È impensabile che noi affrontiamo una scena parlando come parliamo nella vita quotidiana. Parlo da un punto di vista non di intenzione, ma proprio di tecnica, di come usiamo il nostro apparato fono-articolatorio, ok? E così come anche, passatemi questo termine un po' new age, la nostra energia, no? La nostra energia e la nostra emotività. Ok? È come se tutto dovesse essere amplificato, ok? E quindi tutto il mio lavoro va verso una, prima di tutto, una consapevolezza. Che bello, Valentina è venuta al posto di Luca. Si è diventata grande, eccola qua. E che si spostano le icone. Quindi, appunto, vi dicevo, una... I focus del mio lavoro sono consapevolezza, cioè rendersi conto, essere in grado di rendersi conto di quello che si fa in scena mentre lo si fa. Consapevolezza di sé, consapevolezza tecnica, proprio di cosa dover fare per usare in maniera tecnicamente corretta in un codice teatrale il nostro corpo, la nostra voce e la nostra emotività. E il terzo aspetto è il potenziamento di tutto questo. Io vi consegnerò dei training specifici che poi appunto voi potrete praticare tutti i giorni, mi auguro, per arrivare alla fine del percorso potenziati, una palestra, un attore è anche un atleta che si deve allenare fisicamente, deve allenare la propria voce, deve allenarsi all'emotività. E quindi questo, come dire, è la mia, è la palestra che vi propongo. Inoltre mi piacerebbe ancora di più quest'anno tenere un focus specifico sull'attitudine mentale dell'attore. Come vi dicevo, ho portato a termine questo percorso, iniziato in pandemia, quando i teatri erano chiusi e noi attori ci siamo trovati lì e dice, mo che cazzo faccio? L'ho colto come un'occasione per arricchire il mio bagaglio. Ho iniziato un percorso, come vi dicevo prima, di studio sul counseling e il mental coaching in una scuola di Milano che si chiama Modelli di Comunicazione. E devo dire che in questi due anni, un anno pieno, un anno e mezzo, ecco, lo sto applicando anche con gli allievi, mi dà grandi soddisfazioni. Quindi vorrò avere un taglio anche dedicato a qual è l'approccio mentale con cui noi ci mettiamo nella condizione di recitare.
Cioè, quali sono quei meccanismi che noi inconsciamente o consciamente mettiamo in atto quando recitiamo, ok? E capire quali ci sono funzionali e quali no. Questo chiaramente poi ha un focus molto specifico per quanto riguarda l'affrontare la prova in sé del provino. E questo, come dire, è un discorso che poi viene più avanti, no? Nell'affrontare i provini. Però ecco, voglio che sappiate che ho questa competenza e che siete liberi di usarla, ecco, di usarmi anche in questo senso, per indagare quelli che sono i blocchi, le credenze, false credenze spesso che abbiamo su di noi, che non sono potenzianti, ma sono limitanti e ci limitano nell'apprendimento, nella nostra performance, nel nostro stare su un palco. E voilà, basta, mi taccio e passo la palla a Seba. Allora, eccomi qua. Alcuni di voi già li conosco, non tutti, sono contento. Allora, mi sono già presentato brevemente prima. Vi dico una cosa proprio, visto che stavo riguardando la registrazione dell'anno scorso, quando abbiamo inaugurato questo corso, e quindi ero, come dire, molto felice, ma non avevo delle prove tangibili, perché era un esperimento questo corso. Io, Silvia e Luca siamo collaboratori e amici da tanto tempo. Io e Silvia siamo letteralmente cresciuti insieme. Con Luca è stato un grande amore dalla prima produzione, perlomeno per me, appunto nel 2013. Quindi quando Luca ha chiesto a me e Silvia di creare questo corso, io ero molto molto felice, anche perché appunto alcuni di voi mi conoscono, ma non tutti. Io, parallelamente all'attore, facendo il coach, ho sempre lavorato privatamente, specialmente i primi anni. Secondo me lo studio privato è assolutamente utile, ci si concentra su un candidato, tutto quello che si vuole, però il teatro è gruppo, cioè questo è imprescindibile secondo me, tant'è che anche quando io lavoravo solo privatamente spingevo tutti i miei allievi a fare delle esperienze di gruppo, con me o senza di me, assolutamente. Quindi il fatto che due persone come Luca e Silvia, che per me, ripeto, sono umanamente e professionalmente fondamentali, mi abbiano incluso in questo bellissimo corso preprofessionale è stato fantastico. La cosa migliore che io possa fare è parlare dell'esperienza dell'anno scorso, perché appunto l'esperimento secondo me è stato riuscitissimo. Luca ha detto una cosa molto giusta, il gruppo si è unito tantissimo, e tra l'altro aggiungo, era un gruppo di 9 donne e un uomo, quindi sulla carta poteva essere un disastro, anche solo, dire, uterino, mi permetto di dire, e invece è stato un grandissimo, grandissimo amore che ha portato queste persone non solo a lavorare tutti i weekend, ma a trovarsi anche quest'estate a provare per i provini insieme ad altri miei allievi qui presenti in una residenza di 12 giorni a casa di una di queste ragazze. Quindi quello che noi abbiamo consegnato, e sento che io, Silvia e Luca abbiamo una responsabilità in questo, a questi ragazzi è il senso più puro del teatro, cioè il fatto di lavorare insieme, il fatto di lavorare in maniera, ah, che belli cuori, in maniera virtuosa, perché purtroppo dovrebbe essere scontato, ma non lo è. Ed è uno dei motivi per cui io in parte mi sono un po' allontanato come attore. Io continuo a fare l'attore, ma ormai continuo a fare l'attore semplicemente perché non credo di essere un coach credibile se smetto di fare l'attore, e poi perché mi piace. Però spesse volte l'ambiente non è dei migliori. Quello che vi posso garantire, e questo secondo me è un unicum, è che l'ambiente che noi nel nostro piccolo creiamo è bello. Cioè è casa, è familiare, si lavora, perché non si cazzeggia, assolutamente. I miei allievi lo sanno, ma lo sanno anche di Silvia e per certi versi anche di Luca, anche se è il più serafico dei tre. Se ci girano, ci girano, quindi possiamo essere estremamente serpeverde. Però credo che il motivo per cui continuiamo a lavorare da tanti anni, ognuno nella sua specificità, è che si veda che abbiamo una sincera passione per la pedagogia, che è un'altra cosa che secondo me non è scontata. Ecco, scusate, io non sto parlando di quello che faccio io, ma sto parlando dei massimi sistemi perché voglio difendere il nostro corso, perché è super bello. Quindi
Nella fattispecie, che cosa faccio io? Come vi dicevo all'inizio, io sono, mi occupo specificatamente dei pezzi, quindi sono il referente per quello che riguarda tutta la parte dei provini. Però durante l'anno io sarò presente, non sarò presente solo nel laboratorio finale. Diciamo che attraverso degli esercizi di recitazione di varia natura, alcuni sorprendenti anche per me, ho imparato a conoscere la classe, perché quello che secondo me è fondamentale ai provini è ovviamente con la tecnica e tutto quanto, l'esercizio, tutte le cose che Luca e Silvia danno che sono fondamentali, è importante, e questo è il mio lavoro nella fattispecie, capire chi ho davanti, quali sono i pezzi giusti che posso dare a quella persona. Ormai ai provini vogliono vedere voi che parlate con parole non vostre, però non mettiamoci in testa che vogliano vedere quanto siate bravi, vogliono delle persone aperte, disponibili e autocoscienti. Quindi, ovviamente senza intaccare nessuna vostra sfera personale, ci mancherebbe altro, il mio studio sarà quello di cercare di capirvi e cercare di accompagnarvi nelle cose che vi possano far risaltare al meglio e ovviamente lavorarle con voi. Aggiungo, Silvia è stata di fondamentale importanza per me, non che non lo sia normalmente, ma particolarmente quest'anno, perché abbiamo intrecciato anche dopo questa esperienza del corso preprofessionale una collaborazione con molti miei allievi. Io ho avuto tantissimi allievi quest'anno, non vi dico il numero perché fa paura, e Silvia è intervenuta con quello che stava dicendo, cioè con il mental coaching, e credo che buona parte di miei allievi, anche non del preprofessionale, debbano l'ingresso in accademia un po' a me sicuramente, ma un po' anche a Silvia. E quindi credo che questa combo è un po' autoincensante quello che facciamo, però io ci credo veramente, quindi chi se ne frega. Io credo che la combo Pietta, Spadaro, Bottari sia veramente una combo molto bella, molto importante, molto rara. La Svizzera non è così lontana, quindi fateci un pensierino. E aggiungo che abbiamo diversi collaboratori. L'anno scorso abbiamo collaborato con due persone, secondo me, molto valevoli. E ci serviremo sicuramente anche quest'anno di... Avrete dei laboratori con degli esterni, non vedrete solo noi tre. Quindi questo lo capiremo strada facendo, perché noi siamo gli insegnanti, diciamo, cardine del corso. Però ci saranno altri punti di vista, altre incursioni che per noi sicuramente sono importanti. Io chiuderei qua. Sì, lascerei la parola agli ospiti, se hanno domande, se hanno cose da chiederci. Certo, una cosa prima, Ziki, c'è qualcosa che vuoi aggiungere di qualunque tipo prima di dare la parola ai ragazzi? Allora, no, dico solo chi sono brevemente. Io sono Silvia, esatto. Sono l'organizzatrice della compagnia e seguo un po' tutto l'aspetto che non si vede, quindi tutta la parte di amministrazione, segreteria, eccetera, eccetera. E quindi per qualsiasi domanda, soprattutto insomma da qua a gennaio, potete interfacciarvi con me, e se non vi so rispondere io vi rimando agli insegnanti. E le informazioni, diciamo, più burocratiche le trovate già sul sito, c'è già il calendario, non con gli insegnanti, cioè non quale weekend lo fa Silvia, quale weekend fa Seba, però ci sono già i weekend in cui sarete impegnati. E così come c'è il prezzo del corso, che è pagabile in due rate. L'anno scorso le persone che si sono iscritte, le 10 persone, hanno sempre fatto, vi do questa informazione, hanno sempre fatto avanti e indietro con l'auto da Milano, trovandosi molto bene, dividendo i costi, però vi dico solo che Lugano era perfettamente raggiungibile anche in treno, un po' da ovunque, ci sono dei treni molto, molto veloci, molto comodi, praticamente ce n'è uno all'ora. E nel caso poi ci fossero tante persone che invece vengono da lontano e che preferiscono magari dormire a Lugano, eccetera, eccetera, se c'è un gruppo consistente poi si può pensare di cercare di attivare delle convenzioni, però sono tutte cose che poi vanno a definirsi una volta che c'è il gruppo. L'ultima cosa, i miei contatti li trovate ovunque, però li ripeto anche qua, la mia mail è organizzazione@teatrodemergenza.com, teatro d'emergenza tutto attaccato, e appunto scrivetemi per qualsiasi cosa. Anche le informazioni su come candidarsi sono sia sui nostri social che sul sito,
e altrimenti chiamatemi, al numero è 346-7703-181, ve lo dico veloce perché veramente lo trovate ovunque e sono a disposizione. Insomma, adesso appunto se avete domande magari alzate la mano digitale con il tastino in basso a destra e così poi non ci sommiamo, insomma. Guarda, il primo... già una domanda incredibile, Maddalena. Allora, non è così incredibile la mia domanda, perché praticamente quando ha iniziato a parlare Silvia, adesso l'ultimo discorso, mi si è bloccato tutto, mi sono perso tutto il discorso. Ah, ok. E... non ti preoccupare, io Silvia Zicaro, non è niente di fondamentale, sono tutte cose che in realtà trovi sul sito, poi se hai domande l'unica cosa che ti dico è scrivimi a organizzazione@teatrodemergenza.com per qualsiasi informazione diciamo più burocratica o sulle iscrizioni o qualsiasi cosa. Per il resto niente di... Sì, no, sì, no, una cosa che hai detto che magari poteva essere interessante, infatti per quanto riguarda i trasporti, i trasporti che i ragazzi con la... Che i ragazzi l'anno scorso hanno sempre fatto avanti e indietro da Milano con due macchinate e trovandosi molto bene, altrimenti appunto Lugano è collegatissima con il treno, benissimo. Ulteriore cosa, però questo appunto dipende sempre dal gruppo, c'è la possibilità nel caso foste in un po' che vengono da lontano e avete necessità magari di fermarvi a dormire, di pensare di attivare delle convenzioni con delle strutture ricettive diciamo su Lugano, semplicemente questo. Ok. Invece una domanda un po' più per quanto riguarda tempistiche. Il corso appunto è tutti i weekend da novembre a giugno, con sì? 5 giorni alla fine, abbiamo detto. Sì, tutti i weekend, 3 weekend al mese. 3 weekend, c'è il calendario proprio sul sito, con tutti i weekend in cui siete impegnati. Ah, ok, perfetto, ok. Era questa la mia domanda, grazie mille. Sì, l'anno scorso facevamo 4 weekend, quindi 4 su 4. Quest'anno abbiamo pensato che potesse essere comunque interessante e anche... Scusami Silvia, e aggiungo, però partendo da gennaio, cioè il numero di weekend... Sì, no, era lo stesso. L'anno scorso abbiamo fatto, partendo da gennaio, 4 weekend su 4. Quest'anno abbiamo pensato di iniziarlo un po' prima, da una parte per venire incontro a dei miei impegni lavorativi, in maniera che io potessi comunque essere presente e portare il mio contributo alla classe, e dall'altra anche spalmandolo un pochino di più, nel senso che comunque anche rispettando la vostra età e le vostre anche voglia, magari che un weekend vi andate a bere con gli amici, un weekend al mese di libertà, ecco, quindi sarebbero, se lo si può fare se va un weekend al mese di libertà a 20 anni. Eh no, ma se lo devono fare, se no cosa porta in scena? Io bravo. Mi raccomando, andate a vivere. Quindi, insomma, nell'ottica anche di questo sprone alla vita, abbiamo pensato appunto di spalmarlo su un tempo un pochino più lungo, partendo da novembre, e dare 3 weekend al mese. Comunque sul sito, come diceva prima Silvia, c'è già tutto il calendario. Vai Valentina. Se poi vi vengono in mente domande dopo la riunione, cosa che a volte succede, vi ricordo che potete chiamare Silvia Zicaro per tutto quello che riguarda l'amministrativo e me per tutto quello che riguarda che poi casomai la svicola agli altri, tutto quello che riguarda il didattico. Ma c'era una domanda adesso, Silvia Valentina. Sì, ciao. Io ho una domanda riguardo alla candidatura, perché ho letto sul sito che va bene un monologo, va bene un dialogo, e mi chiedevo se si può portare un monologo scritto da se stessi, cioè un pezzo di monologo scritto da se stessi, o se bisogna portare puoi qualcosa... Puoi scegliere... No, tu. Già il fatto del provino vi porta a dover fare una scelta. La scelta vi definisce, non spaventarti, ma è un lavoro dove ogni volta scegli. Puoi portare assolutamente quello che vuoi. Noi vediamo come reciti, iniziamo a dialogare con te vedendo la scelta che fai. Grazie. Non a giudicarti, a capire da dove parti, qual è stato il tuo
primo impulso nell'entrare con noi. Dunque, vale tutto in questo provino. A noi interessa un video dove vi vediamo recitare. A vostra scelta nel senso più profondo del termine, nel senso fate una scelta. Come volete farvi vedere da questi tre anziani che lavoreranno con voi? Fate una scelta. Sì, sono io l'anziano. Per favore, spada. Ripeto comunque, perché poi succede sempre che quando si spegne il microfono, cavolo, volevo chiedere questo. Silvia Zicaro per tutto quello che riguarda l'amministrazione, me per tutto quello che riguarda la didattica e da me poi, se sono domande specifiche, vi collego con Silvio Seba, anche se Seba conosce tutti, dunque. Per esempio, questa ragazza che ha appena fatto una domanda, io non la conosco, Luca. Non conosco tutti. C'è questa leggenda che Seba conosce tutti al mondo. Va bene, se non ci sono domande... Aspetta un attimo, dagli Luca, tempo, devi andare a mangiare, aspetta un secondo. Io voglio persone che se hanno cose da dire le dicono, se no ci salutiamo. Vado a mangiare presto, un attimino. Avete qualche dubbio, domanda, curiosità anche rispetto a... Siamo qua per voi per parlare un po' insieme anche. Sentite il film in sottofondo da me probabilmente, vi chiedo scusa. La casa dei fantasmi della Disney. Mi taccio? Bene, mi sembra che la risposta sia chiara. Beatrice. Vada, Beatrice. Niente, così. Per quanto riguarda il lavoro sui testi, di cui aveva parlato soprattutto Luca, così una domanda che mi è venuta in questo momento qua. È un lavoro soprattutto su parti di testi o vi è capitato anche l'anno scorso di affrontare un test in maniera completa? Cioè, ero curiosa di sapere di più, qualcosa di più su, proprio sul tipo di lavoro, il tipo di approccio ai testi e gli obiettivi, diciamo. Sì. Allora, un'ottima domanda. Sono di due generi. Da un lato noi prendiamo, finale di partita e ce lo leggiamo a casa e cerchiamo di capire che tracce ci sono, che mappa ha disegnato Beckett per finale di partita, per esempio. Poi di quell'analisi ne prendiamo alcuni frammenti e lo lavoriamo, perché la seconda parte dell'analisi è: disegno una mappa, ci cammino dentro, perché sennò non è un'analisi veritiera e funzionale. A volte invece, soprattutto col teatro post-drammatico, metti Rodrigo Garcia, metti Heiner Müller, un testo che non ha bisogno completamente di una continuità narrativa, come può essere il teatro invece che racconta una storia, a volte prendiamo un frammento, ma io do sempre il testo integrale, nel senso nutro le persone più curiose con il piatto completo. Dunque sono due fasi. A volte, l'anno scorso mi è capitato di dare un frammento di un teatro post-drammatico estrapolato da una commedia post-drammatica, dunque non narrativa, e di dire: ok, adesso voglio che tu mi dica come lo metteresti in scena, come vorresti tradurre una pagina in azione. Ma quello in un teatro di un tipo molto particolare come il post-drammatico. Se no, normalmente, prendiamo una scena del Gabbiano di Chekhov, ce lo leggiamo, già che ci siamo, il Gabbiano di Chekhov, e iniziamo a capire come viene scritto. Tanto c'è tempo, c'è minimo una settimana, ma spesso di più. E l'analisi non è un'analisi seduta, comoda, educata, cioè seduti e comodi siamo a casa a leggerlo, poi ci confrontiamo su quello che abbiamo capito, io vi do degli elementi e poi l'analisi continua in piedi. I miei due attori, Silvia e Seba, conoscono bene questa modalità di analisi del testo agendolo. Dunque
Spero di aver risposto alla tua domanda, Beatrice. Sì, sì, grazie. Quindi io continuo se ho ancora spazio. quindi rispetto anche a autori e generi diversi, il tipo di approccio rispetto al genere è sempre un approccio, cerco di tradurre la mia domanda in testa nella migliore delle maniere, sempre in un'interpretazione contemporanea o anche rispetto a il testo proprio e il suo genere e quello che intendeva l'autore, tutte queste cose qua. Autore dappertutto. Un minimo di no, non lo facciamo, non lo famo strano, eh. No, perché posso, scusa, Luca. Lo so che la domanda è per te, però nel senso da questa domanda mi sembra di capire che tu abbia capito dalla risposta di Luca che abbiamo un approccio contemporaneo, che prendiamo il testo e lo indaghiamo, siamo rigorosissimi sullo studio del testo e quello di trasformarlo in azione è assolutamente, come dire, in accordo con quello che l'autore ha scritto nel testo. Luca, ti passo la... Sì, no, allora se questa è la risposta non ho capito la domanda di Beatrice. No, cioè la mia domanda è una domanda molto generica. Rispetto al lavoro su un testo, anche rispetto a quello che hai detto tu, l'obiettivo è anche indagare generi diversi che ovviamente penso abbiano una messa in scena e un training dietro possibilmente diverso. Sì, spazia in generi diversi. Ok. Si spazia in generi, io ho fatto l'esempio post-drammatico e Chekhov, che sono generi costruiti in maniera diversa e che hanno bisogno di un'analisi diversa, perché uno è narrativo e uno non è narrativo. In Chekhov devi tenere presente che è il primo autore che fa parlare i personaggi più o meno come parlano le persone reali, cioè non dicendo quello che pensano veramente, non avendo un monologo per esprimere qual è il loro pensiero. Dunque, certo, a autore diverso c'è bisogno di anche crearci una mappatura storica per capire cosa ci sta dicendo il drammaturgo, perché alcune mappe si possono usare da un genere all'altro, altre no. Cioè, se io analizzo Heiner Müller come analizzo Molière, non ci capisco un accidente. Se analizzo Maiorga come analizzo Chekhov, qualcosa ci capisco. Dunque sì, a genere diverso necessita anche uno studio diverso. Il teatro antico, se tu non sai perché un drammaturgo scriveva così, rimani perplessa di fronte a degli arzigogoli verbali che non... Sì, se reciti Medea come recitassi Chekhov non può funzionare, assolutamente. E lì un minimo di storia del teatro agita, cioè portandolo sempre in scena ci vuole, perché come diceva giustamente Silvia, se... appunto, se non sai leggere un testo teatrale, che non è un sintomo di ignoranza, io non so leggere uno spartito, cioè molto male. Leggere un testo teatrale, il grosso problema è che spesso tu leggi un testo teatrale come un romanzo scritto di merda, nel senso un romanzo senza le descrizioni da un autore pigro, no? E dunque la prima reazione nostra, anche da attrici attori, è mi piace o non mi piace, che tradotto sarebbe mi piacerebbe dire quelle parole o non mi piacerebbe dirle. Ma non è così che si affronta un testo. Un testo devi vedere che tracce ti ha lasciato l'autore, quali azioni ci sono, quali obiettivi al personaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, il mio capo sta arrivando a dirmi che per me è l'ora che voglio il desio. Ciao Elia. Raga, io non ho figli, arrivo subito. Ti ho risposto, Beatrice? Sì, grazie Luca, grazie. Luca deve andare, se voi avete domande io posso fermarmi ancora un pochino, senza problemi. Anche io. Il mio capo mi ha chiamato. Io ripeto, ma non è un modo di dire. Se avete domande specifiche, sto concludendo. Se avete domande specifiche,
chiamatemi, c'è il mio numero sul sito, Silvia, il mio numero, scrivete all'organizzazione. Io sono a completa disposizione. Adesso una persona più importante mi ha chiamato. Ciao Luca. Però davvero non a chiedermi. Adesso vi lascio con i miei validi colleghi. Arrivederci, spero. Marco ha preso il posto di Luca, sei venuto in primo piano. Vai, vai Marco. Allora, io ho una domanda per Silvia invece, per quanto riguarda... Sì. E non sapevo come identificare. Certo. Ah, sì, è giusta. E, per quanto tu hai parlato comunque di... varie tecniche, quindi di, adesso mi sfugge il termine, strumenti, di tre strumenti che ha l'attore, che sono appunto corpo, voce e emotività. E, ma si va a lavorare, cioè la mia domanda era più, cioè si lavora su questi aspetti, quindi trovando metodologie di training, quindi un qualcosa che può rimanere, cioè che ci rimane, che può essere sfruttato sul, cioè, anche in futuro. Assolutamente, sì. Okay. Sì, sì, io lavoro proprio a consegnarvi un training specifico fisico, che sono delle sequenze di rilasciamento, delle sequenze di riscaldamento, un lavoro sulla gestione del corpo nello spazio, che io ho ribattezzato la Stella Marina. E questo per quanto riguarda il corpo, e sono proprio appunto dei training che facciamo insieme e poi vi rimangono come strumenti. Ti dico, il rilasciamento e la Stella Marina è quello che io faccio tutte le volte prima di andare in scena. Ok? Ok. Parte della Stella Marina, non tutta. E per quanto riguarda il training vocale, idem. Cioè sono esercizi specifici di tecnica vocale per andare a scoprire le potenzialità della propria voce e potenziarle. E vi rimane proprio una serie di sequenze proprio di riscaldamento vocale che voi vi fate sempre. Anche lì è riscaldamento vocale che io faccio prima di uno spettacolo, prima di una prova. Quindi sono proprio elementi tecnici. Ultimi due, insomma, chiuderei per le 8, quindi, o se serve di più, però, per non fare il gioco del silenzio. No, intanto, ovviamente dei miei allievi mi hanno scritto che per una ragione o per un'altra non sono riusciti a collegarsi, quindi si guarderanno la registrazione. Ma abbiamo la registrazione, la facciamo. Abbiamo la registrazione. Sì, sì, sì. Assolutamente. Verrà poi girata. Sì, la mettiamo sul sito un po' come domani, sì, insomma, quando è appena è pronta, insomma, si domani sarà su YouTube e quindi poi anche sul sito. Ricordiamo che la scadenza per mandare i materiali è il 10 di novembre. 23, è una scadenza 59. Eh? 23:59 del 10 di novembre. Esatto, perché comunque il corso vorremmo veramente che partisse presto. Abbiamo scelto il 10 di novembre perché c'è ancora un'accademia in ballo, per chi non lo sapesse, che è l'Accademia Veneta, che è un'accademia che a me piace molto, tra l'altro, e che è una priorità, ovviamente. Quindi qualora qualcuno venisse preso all'Accademia Veneta, siamo noi i primi a dire andate all'Accademia Veneta. Ah, ci mancherebbe. No, perché ci sono tante scuole di teatro che tendono a dire no, devi venire da noi. Ma vai, che guerra. A riguardo, esatto. Non si dice. Quindi le accademie... Mio figlio, non si dice! Esattamente. Le accademie nazionali... No, lavoriamo per prepararvi a quello, sarebbe dei matti. Sarebbe assurdo. Cioè.
Noi l'anno scorso abbiamo voluto iniziare a gennaio perché c'erano la Pasolini e la Volonté che andavano avanti fino a dicembre, quindi ci sembrava corretto partire dall'anno nuovo. Quest'anno in realtà abbiamo fatto unito Caprecavoli, perché è vero che, lo dico io perché non lo dice lei, Silvia ha un importante tournée con Popolizio quest'anno, quindi inizierà alla fine di dicembre e quindi chiaramente a noi ci fa gioco avere Silvia, perché anzi le prime lezioni, che sono le più importanti, sono quelle di tecnica, quindi ci tenevamo che il corso partisse con delle lezioni di Silvia. Quindi ecco, fino al 10 potete mandare la vostra candidatura, non penso che prorogheremo, quindi tenete presente questo, ecco, basta. E comunque facciamo questa riflessione che entro il 10 la Veneta sono concluse le selezioni? Allora no, perché la seconda fase dall'8 all'11. Ah, ok. Detto questo, uno può benissimo mandare il materiale, aspettare i risultati della Veneta che verranno il 13, e se noi lo prendiamo, ma lo prendono alla Veneta, saremo noi certo. Prima che vai alla Veneta. Ma assolutamente, ci mancherebbe. Certo, assolutamente, sì. Sì, ma no, dalla candidatura non è che vincolante, no, esatto. Cioè, per carità di Dio, ragazzi, esatto. Se poi uno non è che se avete dei dubbi, è alzato la mano, però dico mandatela se siete interessati, ma avete altre cose in ballo, non è che ci offendiamo, cioè ci mancherebbe. Vai Bea. Mi ha appena scritto una ragazza che non è potuta collegarsi, ma che voleva sapere gli orari precisi, perché ha detto che non sapeva se c'erano sul sito e pareva di non averli visti, cioè proprio gli orari durante il weekend. Certo. L'orario c'è, comunque sostanzialmente è 10-18 il sabato, ma in realtà l'anno scorso, cioè l'orario principale è 10-18, poi se ci sono delle esigenze di gruppo dell'insegnante nel weekend specifico, possiamo modificare. Forse l'anno scorso era 10-18 il sabato e 9:30-17:30 la domenica, cioè, però dipende molto da... Cioè sono otto ore, di cui una di per mangiare, diciamo, questo te lo posso garantire. Tendenzialmente appunto 10-18, poi se ci sono delle esigenze specifiche dell'insegnante quel weekend, del gruppo, così ci si viene incontro e in ascolto a seconda delle esigenze. Nell'ordine della mezz'ora ci si esatto. Può regolare qualche volta, ci mancherebbe. Perfetto, grazie. Niente. Figurati. Ragazzi, se non c'è altro ci congediamo, direi. Sì. Ho fatto la nostra oretta di interventi, se non ci sono altre domande, penso che abbiamo un po' sviscerato le cose principali. Sì, per quindi... qualche cosa appunto scrivetemi, che tanto se non posso rispondere io, ed è una domanda didattica, vi rimando ecco a chi di dovere, vi faccio parlare con chi di competenza. Il sito è Teatro d'Emergenza, siamo appunto anche sui social, su Instagram, tanto siamo aggiorniamo abbastanza costantemente, e se qualcuno di voi vuole farsi qualche chiacchiera con qualcuno dell'anno scorso che magari può darvi un feedback, scrivetemi che vi metto in contatto, tanto loro sono ben felici poi di condividere la loro esperienza con voi, l'hanno già fatto con alcuni, quindi veramente anche su questo sentitevi molto liberi, se mi scrivete vi metto in contatto. Direi basta, troverete la registrazione domani al più tardi, insomma, sul sito, e ovviamente condividetela con chi, se sapete di qualcuno che è interessato, mandate link, scrivete la mia mail, insomma, non fatevi problemi. Grazie. Siamo appena nati, per cui ci teniamo a farci conoscere, ecco, questo sì, esatto. Abbiamo un anno di vita, quindi, insomma, questo è. Grazie. Grazie a tutti e a tutti, buona serata e niente, a presto, spero. Buona serata. Ciao. Grazie a tutti, grazie.